Emergenza acqua, ancora rubinetti a secco, il Pincio recupera 25 litri al secondo da CEA per far fronte alla carenza idrica. Festival estivi, il Tribunale ha respinto il ricorso di Armando Napolitano La Penia, il produttore soddisfatto a metà, ha riconosciuto il danno. Sport, in attesa di sapere quale sarà la sua serie d'appartenenza, la SNC si concentra sul mercato, Romiti e Di Rocco sempre più lontani. E a tutti bentrovati dal telegiornale Alto Lazio. In primo piano la questione idrica Civitavecchia, restituiti al comune 25 litri al secondo che Acea aveva sottratto. A dichiararlo con una nota su Facebook è l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi, che auspica in una normalizzazione della situazione idrica già nelle prossime ore. Intanto, mentre il comune tenta di minimizzare la questione, i cittadini continuano a lamentare il disagio, quello di stare senza acqua con i rubinetti a secco da circa una settimana. Ma dal Pincio assicurano la fornitura d'acqua si è ridotta in questi giorni solo del 10%. Il comune al momento riesce ad erogare 348 litri al secondo, così distribuiti: 92 da HCS, 111 da CEA, 45 da CEA 2, 100 SIT e Medio Tirreno per Aurelia e le zone nord. Il fabbisogno della città, ha spiegato Mecozzi, ammonta a 330 litri al secondo, ma in questa stagione ovviamente più alto. Si tratta di circa 300 litri d'acqua a persona al giorno, al netto delle perdite della rete idrica. Intanto la squadra di operai del comune in servizio dalle 7 alle 23 ispeziona sia le cisterne di via Montanucci che i principali serbatoi di Accumula d'Aurelia, San Gordiano e San Liborio per tenere sotto controllo la situazione. E l'ufficio acquedotti ricorda che per eventuali disagi è attivo dalle 7.30 alle 13.30 il numero 0766542400, tramite il quale può essere richiesto l'invio di autobotti a supporto. Al di fuori di questi orari è possibile segnalare fino alle 21 disagi o richieste di aiuto al numero 0766590401. Anche in città è arrivato Nerone con la sua morsa di caldo, afa e temperature elevate. Bollino rosso per le giornate di oggi e domani, con una temperatura massima di 31 gradi ed una temperatura massima percepita di 38 gradi. Il caldo si fa sentire, i convogli maleodoranti e senza aria condizionata della linea ferroviaria FR5 surriscaldano sempre di più gli animi dei pendolari. Ora sotto accusa all'assessore regionale alla mobilità e trasporti Francesco Lollobrigida, è quel treno dedicato ai croceristi che viaggia perennemente vuoto o quasi e che ha a disposizione numerose carrozze. Un treno lunghissimo, spiegano i pendolari, per solo 50-60 persone a bordo. È uno spreco, tuonano. Turisti che non sanno che treno prendere, nessun annuncio in lingua straniera, pendolari che vorrebbero prendere questo treno con unica fermata Civitavecchia e non possono. E si chiedono come mai i croceristi preferiscano il treno pendolari e perché quello dei croceristi non viene reso disponibile a tutti. E far infuriare i pendolari sono anche le valigie dei turisti che viaggiano comodamente sui sedili, mentre noi pendolari dobbiamo viaggiare in piedi. E invocano una risposta ancora non arrivata da parte dell'assessore alle tante domande. Risposta seguita magari anche da una soluzione efficace. Rovina di fabbricato, di questo devono rispondere l'amministratore ed un inquilino dello stabile al numero 182 di via Buonarroti, la palazzina dalla quale venerdì sono state evacuate 5 famiglie per il solaio pericolante. Secondo le indagini ci sarebbero stati dei ritardi nell'esecuzione dei lavori di consolidamento del solaio. Festival estivi, il Tribunale ha respinto il ricorso di Armando Napolitano La Penia. Il produttore, soddisfatto a metà, ha riconosciuto il danno. Sentiamo il servizio.
Nessun doppio cartellone per l'estate Civitavecchiese. Il Tribunale di Civitavecchia infatti ha frenato la possibilità di un ritorno di Armando Napolitano La Pegna, già pronto a partire dal 16 agosto prossimo a presentare una nuova edizione del Civitavecchia in Festival, respingendo il ricorso d'urgenza presentato dallo stesso produttore il 25 luglio scorso. La Pegna, hanno spiegato soddisfatti dal Pincio, aveva chiesto al Tribunale di accertare il presunto impegno contrattuale per la sponsorizzazione da parte dell'Enel del Civitavecchia in Festival 2012, di ordinare per questo all'Enel il pagamento della somma di 300.000 euro e di imporre al Comune di assegnare allo stesso La Pegna l'organizzazione del Festival durante il mese di agosto. Ma secondo quanto dichiarato dalla delegata alla cultura Annalisa Tomassini, non c'era nessun impegno scritto. Il Tribunale, hanno aggiunto dal Comune, ha rigettato il ricorso d'urgenza, definendo peraltro non circostanziate le deduzioni svolte dalla Pegna, che non ha neanche documentato le spese che avrebbe sostenuto né provato i danni subiti. Ha inoltre respinto la domanda risarcitoria, condannando il soccombente al pagamento delle spese processuali. Una questione politica l'ha definita La Pegna, il giudice, ha spiegato, non ha riconosciuto l'urgenza nonostante quanto affermato dal presidente di sezione. Ha però riconosciuto il danno subito, considerato il cartellone già pronto, per questo suggerisce di procedere con un'ulteriore causa. D'altronde non ero lì a chiedere un risarcimento, ma per fare il mio festival, l'ho appreso dai giornali che non potevo proporlo, nessuno mi ha comunicato nulla. Intanto prosegue il cartellone Arrestati a Civitavecchia, promosso dal Comune e diretto dall'associazione Liras di Claudio Sestili. Giovedì sera la Marina con ingresso gratuito arriva a Noa in concerto. All'artista israeliana il Comune consegnerà una targa per il suo impegno a favore della pace nel mondo. E controlli della polizia lungo gli esercizi commerciali del litorale di Tarquinia. Gli agenti del vicequestore aggiunto Gina Cordella hanno scoperto un giro di buttafuori irregolari impegnati in vari locali del litorale etrusco. Si tratta di giovani privi della necessaria qualifica di guardia particolare giurata che prestavano la loro opera nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia dei beni mobili ed immobili della città senza averne alcuna competenza. I buttafuori venivano cioè reclutati dai titolari di varie attività della città, i quali erano però del tutto ignari dell'assenza di autorizzazioni e della irregolarità delle assunzioni da parte del soggetto. Le indagini degli uomini del commissariato di Tarquini hanno permesso di appurare che l'illecita attività di reclutamento e assunzione irregolare di giovani da destinare all'attività di buttafuori era gestita proprio da un tarquiniese di 25 anni, incensurato, che offriva il servizio ai commercianti del Lido. Il 25enne ed altri quattro giovani buttafuori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. E si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma il carabiniere in servizio presso la stazione di Pescia Romana, investito venerdì scorso sulla strada statale Aurelia. La pattuglia dell'arma si trovava al chilometro 120 in direzione Grosseto per rilevare un incidente quando è sopraggiunta una Golf che ha investito il militare. Fabrizio Maccarri, 50 anni, è apparso subito grave per le fratture riportate ed è stato trasportato all'ospedale di Tarquinia. Nella nottata i medici lo hanno poi trasferito al Gemelli. Il carabiniere ha riportato la frattura del bacino e di alcune costole. E non si placano le polemiche sorte all'indomani del Consiglio Comunale di Santa Marinella, che ha approvato a maggioranza il bilancio consuntivo. A sparare a zero sull'assessore competente Venanzio Bianchi sono i gruppi di minoranza che dicono: Venanzio Bianchi non finisce mai di sorprenderci, scrivono in una nota, Mucciola, Benci, Bianchi, Fronti, Trebbiani, Rocchi, Massera e Pepe. Un assessore che ha assistito inerte alla dissipazione di 7 milioni e mezzo di euro come contributo Enel, che non è riuscito mai a portare in consiglio un bilancio di previsione né un bilancio consuntivo in tempi decenti. Un tecnico esterno che ha permesso per 4 volte in 4 anni un cambio di responsabile all'ufficio ragioneria. Una cosa però l'assessore la sa fare bene, proseguono dall'opposizione, forse per la sua trentennale esperienza politica, dà spesso prova della sua grande capacità di mescolare i fatti e gettare fumo negli occhi, guardandosi bene dal dire le cose come veramente stanno. Le opposizioni spiegano il perché dell'attacco, sconcerta l'affermazione secondo cui, avendo 40 giorni di tempo, l'opposizione non avrebbe presentato proposte, prosegue il comunicato. La verità è che questa minoranza, in tutte le sue componenti e in modo unitario, fa proposte da 4 anni, puntualmente e con responsabilità in ogni consiglio comunale.
Quello di sabato scorso si è aperto proprio con una proposta della minoranza sull'IMU, mozione a cui lo stesso Bianchi ha dichiarato il voto negativo della maggioranza di cui fa parte. Sempre sul piano delle proposte, già alcuni mesi fa chiedemmo alla maggioranza e all'assessore La Rosa di verificare gli importi arretrati della Bucalossi prima del 2005, periodo non ancora sottoposto a verifica, ma il bilancio di previsione del 2012 è stato compilato senza questa raccomandazione. E la Regione Lazio ha stanziato 70.000 euro per il rifacimento delle pensiline alle fermate degli autobus di Ladispoli. Grazie al buon lavoro dell'amministrazione, dice il delegato ai trasporti urbani Marco Nica, e alla collaborazione dell'assessore regionale Francesco Lollobrigida, abbiamo la possibilità di rifare il look delle fermate degli autobus. I 70.000 euro in arrivo ci permetteranno di creare delle pensiline che proteggano i cittadini dalla pioggia e dal soleone e che siano in perfetta sintonia con l'ambiente. È un punto di inizio importante per una ristrutturazione del settore che ci permetta di stare al passo con i tempi ed offrire un servizio collegato al trasporto urbano degno di una città turistica come Ladispoli. Ed ora la consueta pagina sportiva, ipotesi a 1 per la SNC. Nella giornata di sabato, infatti, dal portale 1x2 Pallanuoto, primo sulla notizia, risulterebbero problematiche finanziarie in casa Camogli. La storica società ligure, infatti, succursale del Recco, sta pagando la volontà di Patron Volpi riguardo una progressiva riduzione degli emolumenti proprio al gruppo del tecnico Nicolic. Da Camogli arriva il teorico allontanamento del Macino a Starita e la volontà di altri giocatori presunti in testa di ritornare alla loro società in quanto caso sponda Lazio. Camogli potrebbe rinunciare al titolo visto la nuova condotta del presidente del Recco. In casa SNC regna la prudenza e la consapevolezza della volontà nel condurre una stagione molto probabilmente rivolta alla tutela dei giocatori più giovani. La Serie A2 quindi potrebbe risultare l'opzione definitiva nonostante quest'ultima interessante new entry. E la CPC scalda i motori in vista dell'inizio del nuovo campionato di promozione. La preparazione atletica iniziata stamattina ha fornito dati confortanti, soprattutto per quanto riguarda i giovani che dagli juniores sono stati promossi in prima squadra. Alla prima sessione di allenamento hanno preso parte anche i nuovi acquisti Notari, Trebisondi e Poggi, quest'ultimo appena giunto dal Corneto. Il nostro mercato è naturalmente indirizzato alla ricerca di giovani, ha dichiarato il DS Presutti, più che altro perché l'introduzione della regola degli under in campo ci ha costretto a puntare in maniera pesante e veloce verso giocatori giovani e tatticamente versatili, cosa che sarà di fondamentale importanza durante il campionato. Vorrei ringraziare inoltre Di Camillo e Terracciano che hanno concluso la loro carriera onorando i nostri colori, ma anche Andreassi, Nobili e Lanciano, giocatori che hanno dato tutto per noi e che hanno deciso di proseguire le loro avventure da un'altra parte. Finalmente è arrivata la sospirata notizia, tanto attesa quanto acclamata. L'Acere è in prima categoria, la formazione è stata ripescata nei giorni scorsi dopo che al termine del campionato si era classificata al terzo posto. E infine windsurf, i windsurfisti della LNI Veronica Fanciulli, Mattia Camboni e Daniele Benedetti sono in questi giorni in Danimarca, protagonisti al campionato europeo a squadre Eurosaf. Dopo la prima giornata di gare, la classifica generale vede al primo posto la Gran Bretagna e al secondo l'Italia. Oggi si terranno ancora due regate. E noi ci fermiamo qui, il telegiornale Alto Lazio torna con una nuova edizione alle 19.45. Come sempre, grazie per l'attenzione, arrivederci.